Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, 9:35 minuti, è il momento di parlare dei progetti che chiedono il vostro aiuto, ascoltatori, progetti che chiedono il finanziamento dal basso, Crowd Me Up. Parliamo di crowdfunding. Stavolta l'ho pronunciato bene, perché benissimo. Dicono sempre che sbaglio con l'inglese, perché è una parola che abbiamo deciso che è intraducibile, quindi giustamente l'hai parata in inglese. Devo però fare una precisazione, perché forse abbiamo svelato l'arcano della signora dei semafori, il giallo, l'arancione e tutto. Hai studiato perché durante la pausa. Sì, nei semafori pedonali non c'è il giallo, e invece, a differenza in altri paesi, il verde lampeggia e si comprende quando precisamente arriva, cioè sta per arrivare il rosso. Pedonali però italiani, spesso lampeggia il verde, non sempre. Lei vorrebbe che fosse sempre così. Esatto. Mirella, abbiamo reso giustizia. Esatto, al suo chiediamo scusa se abbiamo mal interpretato. Assolutamente. Allora, io fra poco presentiamo i due progetti che cercano il vostro aiuto. Prima, però, abbiamo gli ascoltatori che ci danno una mano. Oggi fanno la giuria popolare. Ivo da Como, eccolo qua. Ciao, Ivo. Sì. Ciao, ciao. Buongiorno. Ben ritrovato, bene, bene. Grazie. E Gianni da Treviso. No, voi... non è Gianni. Chi è? È Gianni che gioca con noi? Sì. Benissimo, Gianni. Poi facciamo intervenire anche su quello che voleva dire, mentre Ivo ha già parlato. Allora, Gianni e Ivo sono i due giudici oggi per parlare di che cosa? Di due progetti. Il primo progetto di crowdfunding è questo qua. Si chiama il Parco Regola d'Arte. E lo hanno lanciato i ragazzi di un'associazione culturale di Musomeli, in provincia di Caltanissetta, che stanno cercando di qualificare il parco urbano Arci Park, strappandolo al degrado e trasformandolo in un piccolo museo a cielo aperto. Vogliono raccogliere 1.000 euro. La loro portavoce è Roberta Lanzalaco. Buongiorno. 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 Allora, Roberta, hai circa 40 secondi, quasi un minuto, per convincere Ivo e Gianni, ma anche tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché dovrebbero sostenere il vostro progetto. Buongiorno a tutti, ciao Ivo, ciao Gianni, parlo a voi due, ma in realtà, come viene anticipato, parlo comunque a tutti. Le nostre parole d'ordine per questo parco, diciamo, sono veramente pochissime. Sono innanzitutto, voi siete dei nostri, perché grazie anche al vostro aiuto il giardino che fino ad ora è stato dimenticato al centro della Sicilia sarà invece di nuovo il giardino di tutti. Proprio in questo momento, da qualche annetto, sia giovani locali ma anche volontari che provengono da tutta Europa ci stanno già aiutando con la riqualificazione di questo parco. Infatti, se siete interessati, potete comunque seguire il corso dei nostri lavori. È finito il tempo, è finito il tempo, però adesso abbiamo l'appello. Come esatto, dire, esatto. Roberto, se Ivo, Gianni, avete delle. Avete capito tutto? Avete capito tutto bene, se no, se avete una domanda esplicativa, potete farla. No, ma io ho capito benissimo. Ha capito. Perfetto. Abbiamo anche Alfonso da Prato in giuria. Buongiorno, Alfonso. Ah. Buongiorno. Ecco, ha sentito il progetto, il Parco Regola d'Arte? Sì, tutto chiaro? Ma direi nelle linee generali. Sì. Ecco, bravo. Quindi Roberta Lanzalaco si è spiegata bene l'associazione culturale Strauss di Musomeli. Siamo molto italiani, perché abbiamo più giurati che giudicati. Come quindi sempre. È molto, molto giusto. Allora, domanda la faccio io a Roberta. Sì. Cosa avete previsto di ricompensa per chi vi donerà un aiuto? Ma noi intanto siamo molto ospitali come siciliani, lo ospitiamo qui. Stanno con noi, ci aiutano, passano una settimana con noi se vogliono stare... anche di più, perché no, poi tutto quello che verrà. Ah, ospitalità, ospitalità. Faccio una domanda brevissima anch'io, mi sembrano pochissimi i soldi che servono. In realtà ci autofinanziamo già da un bel po' di tempo, quello che chiediamo è solamente una mano, e se poi qualcuno sarà così generoso da aiutarci in futuro, perché no, tutto cioè, è benvenuto. Cioè, questo quindi è importante, l'asticella bassa, in realtà molti soldi, molti investimenti li avete già fatti voi, ve ne mancano 1.000 e questi li state chiedendo. Benissimo, sì. Allora, secondo progetto si chiama Io non voglio vivere da cani, una campagna lanciata dalla Lega Nazionale per la difesa del cane e per il canile di Rubano in provincia di Padova. L'obiettivo è raccogliere in questo caso 6.000 euro per acquistare che cosa? Delle cucce coibentate per i cagnolini. La portavoce di questo progetto si chiama Pamela Prandin. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccola buongiorno. Qua, Pamela, della Lega Nazionale per la difesa del cane. Anche te, Pamela, 40 secondi. Vai.
Allora, che il cane sia il miglior amico dell'uomo non è solo detto, ma è proprio un fatto e tutti lo sappiamo, perché il cane ci vuole bene sempre e comunque, c'è vicino e non ci abbandona mai qualsiasi cosa noi possiamo fare. Il nostro obiettivo come volontari è quello di donare una famiglia a tutti quanti i cani, è il nostro primo obiettivo, ma per quelli che ancora non siamo riusciti a dargli una famiglia cerchiamo di curarli nel miglior modo possibile, dalle cure veterinarie fatte con qualità al cibo di qualità e quindi anche una casa. Hanno ecco, delle sul delle gong ansie. È arrivata la parola, Pamela, la parola chiave. La casa. La casa. Stavolta la faccio io la domanda. Sì. La domanda sulle ricompense, perché voglio sapere se come ricompensa poi mi tocca andare a me nella cuccia coibentata. No, però magari mettiamo una targhettina con il nome dei donatori sulle cucce, così si ricorda sempre chi ci ha tanto aiutato. Che non so se è una bella immagine, perché quindi c'è un cane dentro la cuccia e sopra c'è scritto Carlo Gabardini? Questo accadrà, è questa la ricompensa. Vabbè, questo va è bene, così va che bene. Funziona il crowdfunding. Gianni, Ivo e Alfonso, oggi tutti maschi. Avete per caso qualche domanda da fare a Pamela su Io non voglio vivere da cani? No. No. Avete capito tutto. Meglio così, vuol dire che sono stati bravi le nostre due relatrici. Io però non ho capito. Coibentate, molto semplice. Comunque, mi sembra un pochino, non so, eccessivo come... Aspetta, chi è che sta parlando? Alfonso, ecco, questo già rientra nel giudizio finale che vi chiederemo tra poco. Io però ho una domanda da fare a Pamela e riguarda proprio queste cucce coibentate. Servono in particolare per isolare dal freddo? Nei canili normalmente non sono coibentate le cucce? No, le cucce che abbiamo tuttora sono cucce di legno vecchie di 40 anni e le cucce coibentate permetteranno ai cani che comunque sono fuori, tra virgolette, sì, di essere riparati dall'umidità. Siamo in Veneto, qui l'umidità batte forte, dal gelo, dalle intemperie, dall'afa del caldo estivo e quindi sono maggiormente protetti. Allora abbiamo capito anche questo. Allora mettiamo a confronto, per scherzare naturalmente perché è solo un gioco, il progetto, il Parco Regola d'Arte in Sicilia e io, l'avete appena sentito, Non voglio vivere da cani in provincia di Padova, e chiediamo a Ivo dalla provincia di Como il suo giudizio. Quale dei due progetti, Ivo, ti ha convinto di più? Allora, io parto dal presupposto che ho due cani e due gatti, mamma e figlia. Però scelgo il progetto, quello a Caltanissetta, perché, diciamo così, le piante, i bambini, i ragazzi, i cittadini del luogo, quindi una ti cosa... Ti ha coinvolto di più. Mi ha coinvolto di più quello. Ottimo. Bravo, Ivo. Cioè, bravo. Grazie. Nel senso, per la motivazione, non per la scelta. Alfonso, dalla provincia di Prato... Sì, io penso che il progetto che riguarda i cani sia un eccesso. Così, l'aveva già detto. E lo ripeto. Il primo progetto mi sembra invece molto utile, molto interessante. Sicilia 2 punti, Canina di Padova 0 punti, ma non abbattetevi perché magari Gianni da Treviso potrebbe cambiare le carte in tavola. Gianni. Allora, vi dico... dovrei votare Veneto per fare 2-1, ma in realtà mi piace di più il progetto siciliano. Devo dirvi la verità, purtroppo è un 3-0. Mi piace di più il miglioramento. Colpo di scena. Ma va benissimo, perché ricordiamo che comunque entrambi i progetti rimangono sulla piattaforma, non è un concorso, non è che si va a eliminare uno dei due progetti, è semplicemente che portiamo al vaglio degli ascoltatori due progetti di volta in volta per parlare di entrambi. Assolutamente. Quindi Pamela Prandin, della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e il progetto che non ha ricevuto il plauso degli ascoltatori, magari invece sarà quello che riceverà più finanziamenti. Io ve lo auguro, perché l'obiettivo del crowdfunding è questo, convincere i finanziatori. Pamela, in bocca al lupo comunque. Grazie. E invece Roberta, complimenti, ma insomma, grazie. L'importante è farcela, avete convinto gli ascoltatori, adesso dovete convincere i potenziali finanziatori. Invitiamo a questo punto Ivo, Gianni, Alfonso a fare il loro versamento per il progetto che gli è piaciuto di più, quello del parco. E allora, intanto grazie anche agli ascoltatori che hanno giocato con noi, forse ce n'è uno che doveva fare anche un intervento sull'argomento, lo teniamo in linea, lo sentiamo dopo il traffico. Vi ricordo che invece tutti i progetti che vi sottoponiamo, in particolare questi due, sono sul sito di Eppla, ma le informazioni le trovate anche sul sito di Radio 24, c'è una sezione apposta per Crowd Me Up, quindi andate, scegliete e finanziate se volete.
Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.